Bettino, la sua casa editrice è molto attenta alle vicende politiche regionali e anche nazionali. Stasera Grazia Oliveira ha presentato un libro anche abbastanza di genere, sui politici di ieri e di oggi. Perché avete scelto di pubblicare questo libro? Beh, perché Grazia Oliveira, oltre ad essere uno dei personaggi della politica e delle istituzioni italiane più importanti, data la sua lunga esperienza e la qualità del suo lavoro, è anche un bravo scrittore, uno scrittore molto bravo che ha nella sua storia collaborazioni importanti a importanti giornali, quotidiani e testate, e in questo libro dà prova di questa sua capacità di scrittura straordinaria, che dipende appunto dalla doppia angolazione con cui guarda queste vicende politiche, appunto quella del politico che ha conosciuto molto da vicino la realtà delle istituzioni e i personaggi che ritrae, ma allo stesso tempo è uno scrittore sagace che sa cogliere in poche righe tratti essenziali dei personaggi che ritrae. Sono tratti appunto in cui lui mette in risalto i pregi, le debolezze, le virtù di questi personaggi. Ne viene fuori una sorta di storia parallela della prima e anche per molti aspetti della Seconda Repubblica, con dei fili rossi che tengono insieme la narrazione di Loiero, che in qualche modo racconta i personaggi ma allo stesso tempo mette dentro a questo racconto il suo punto di vista, quindi la sua capacità di interpretare il passato per guardare al futuro.